Sono sei i nuovi cittadini onorari di Cosenza. Si tratta degli ufficiali dell'esercito italiano che hanno dato un prezioso contributo nel momento peggiore dell'emergenza pandemica con la realizzazione dell'ospedale militare da campo allestito nell'area di Vagliolise. La struttura ha alleviato la pressione sull'ospedale dell'Annunziata e poi è stata riconvertita in centro vaccinale. L'attribuzione delle onorificenze era stata deliberata dal Consiglio Comunale nella seduta del 21 luglio scorso. La cittadinanza onoraria di Cosenza è stata conferita al generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, non presente per impegni improrogabili, al tenente generale Antonio Battistini, al colonnello Alfonso Zizza, al colonnello Michele Tirico, al tenente colonnello Michele Ricci e al colonnello Francesco Rizzo. Con il conferimento di queste cittadinanze onorarie è stata espressa la riconoscenza di tutti i cittadini di Cosenza a coloro che hanno diretto e coordinato le operazioni di contrasto alla pandemia. È un riconoscimento importante, una cittadinanza onoraria che tutta la comunità cosentina ha voluto offrire, diciamo, a queste persone che in un momento difficile, lo ricordo, era il 1° dicembre dell'anno scorso, quando c'era la seconda ondata di contagio e con molti pazienti che erano in ospedale fermi al pronto soccorso, arrivò questa struttura campana dell'esercito, diede un sollievo all'ospedale e poi successivamente fu molto apprezzata anche come centro vaccinale. Devo dire che è una cittadinanza onoraria che porto nel cuore, perché io feci questa richiesta non pensando poi che non avesse seguito, ma dopo neanche 2 giorni mi chiamò il generale Battistini per dirmi che Cosenza poteva essere, diciamo, tra le scelte del governo per installare questa struttura campale che poteva essere destinata proveniente dal Libano in altre città italiane. Quindi abbiamo avuto a disposizione il personale militare, il personale sanitario, un ospedale che era attrezzato, addirittura un laboratorio di analisi cliniche in un momento in cui era difficile anche fare i tamponi, processare i tamponi, un supporto importante per la nostra città. Oggi ho voluto esprimere a nome anche di tutto il Consiglio Comunale, che all'unanimità ha votato per questa cittadinanza onoraria, tutta la mia riconoscenza, tutto questo mio sentimento di gratitudine, che è il sentimento di gratitudine non solo del Consiglio Comunale ma di tutti i cittadini di Cosenza. Soddisfatti e grati i nuovi cittadini cosentini, che hanno anche parlato della loro esperienza in città. Difficoltà sulla gestione della struttura in verità non ne abbiamo avuto, perché la città di Cosenza ci ha ospitato al 100%, abbiamo avuto l'aiuto della protezione civile e poi con la nostra esperienza nel montaggio, nello smontaggio dei nostri ospedali da campo, quindi difficoltà non ne abbiamo avuto. Direi che il bilancio è stato positivo, oltre che dal lato per la somministrazione dei vaccini in atto e per il ricovero degli affetti da Covid in passato, e soprattutto è stato per l'affetto che i cosentini hanno avuto. Direi che un bilancio positivo, perché noi abbiamo dato la nostra esperienza ma abbiamo avuto alla città di Cosenza tanto affetto e tanto amore veramente da tutti i tipi di cittadini. Noi siamo felici, onorati, orgogliosi del riconoscimento che abbiamo ricevuto oggi, che ovviamente è dedicato ai ragazzi, agli operatori sanitari che hanno lavorato e stanno lavorando qui a Cosenza. La prospettiva non solo di Cosenza, ma ci auguriamo di tutta l'Italia, sia quella di tornare quanto prima a una vita normale, e per questo io ho rinnovato l'appello a vaccinarci, a vaccinare tutti quanti, perché il vaccino è la strada per riappropriarci della vita, e lo dico da ex malato Covid, per aver sofferto e per aver visto io stesso che cosa può causare questa malattia.